Bella a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, sono Lollo 97 Session e sono qui quest'oggi con questo nuovo video. Siamo con il quarto episodio della carriera e oggi ho delle bolle in bocca, quindi riesco a parlare bene, quindi non si capirà un cazzo, ma sti cazzi. Andiamo subito a vedere la prima partita. Giocheremo contro il Chievo Verona, attenzione, il Chievo Verona, una squadra con Pellissier e in ottima forma. Giocheremo con la maglietta rossa e Stefanidis giocheranno con la maglietta bianca e celeste. La formazione è con De Santis, col Castano, Manolas, Maicon, Pjanic, Stratman, Rossi, Gervinho, Totti e Florenzi. Vediamo cosa riusciremo a fare. Speriamo di vincere questa partita subito con 3 punti. Questo primo. Questo. Scusate, questo quarto episodio. Subito con 3 punti. Vediamo cosa riusciremo a fare. Uno stadio olimpico meraviglioso. Noi siamo undicesimi in classifica e sti falliti sono sedicesimi con una differenza punti di 4. Bellissima curva sud, attenzione, bellissima curva sud. Inquadratura per Castano, che si è rotto per un lunghissimo tempo. Rientra in campo. Dai, dai Castan. Dai ragazzi. Inizia il primo tempo, attenzione. Izkovo perde palla, Pjanic, Pjanic, Miralem. Vai, mira, 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 Miralem, Miralem, Miralem. Gol! 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 Gol di Miralem Pjanic, mamma mia, che gol, che gol, oddio che gol, attenzione, attenzione, Chievo cerca di rendersi pericolosa, ma abbiamo un'ottima difesa per fortuna. Castan prende palla, la butta giù verso Gervinho. Totti si fa al 27esimo. Florenzi, Gervinho tira! Che si è cagato Gervinho, ragazzi. Ma che si è cagato Gervinho? Ma non è possibile, cazzo. Non è possibile che ti mangi sti cazzo di Gervinho, porca puttana. Attenzione! Oddio, che cosa è successo? Rigore per la Roma? In mischietta giallo per sto fallito che non si sa chi è. Zucanovic? Penso che Francesco Totti. Al 33esimo. Possiamo raddoppiare. Dai ragazzo mio, tira. Gol! 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 Dai ragazzi, dai così cazzo, dai così. E dedica il gol a tutta la curva sud. Dai così, Francesco mio, ti voglio bene, ti voglio sposare, ti voglio sposare. Anche se nel gioco. Dai ragazzi, 2-0, subito al 30, al 33esimo. Già 2-0 per noi. Attenzione Paloschi. Si smarca Castan. Si allarga sull'esterno. Ma ha visto Meggiorini. Meggiorini il tiro. La parata di De Santis. Oddio, che mischietta assurda. Non si capisce un cazzo. Però che Strootman mette pace. Attenzione. Gervinho, Gervinho. Ha visto Totti. Totti! Gol! 3-0. Dai, 3-0. 45esimo, Francesco Totti. Incredibile cosa. Sì, cazzo. Terzo gol in Serie A di Francesco Totti. Dai, è così. Un inizio spumeggiante della Roma. Attenzione ancora al Chievo, ma finisce così il primo tempo. Sul risultato di 3-0. La Lazio sta aperta come sempre. Ok. Ecco, inizio il secondo tempo. De Rossi, col intanto punizione al 52esimo, il tiro colpo di testa di Paloschi, ma niente da fare. Il tiro di testa, ma niente da fare di Paloschi, per fortuna. Gervinho, dalla sua tre quarti, è partito in progressione. Si smarca tutti i giocatori, attenzione ancora lui. Gervinho, 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 la freccia nera, tira la parata del portiere, che non so chi è, sinceramente. Non è Sorrentino, ma mi sa che è un altro. No, Sorrentino sta col Palermo, che cazzo sta di... Calcio d'angolo, attenzione! Niente. 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 Calcio d'angolo di merda, proprio.
Col rimessa laterale. Vai Florenzi. Florenzi, Pjanic. Pjanic contro Birsa. Cerca di smarcarsi Birsa, ma riesce ottimamente a prendere palla a Birsa. C'è una sostituzione per la Roma. Vediamo un po'. Esce Totti ed entra destro. Esce Florenzi ed entra Juan Manuel Iturbe. Dai così ragazzi, stiamo vincendo meritatamente questa prima partita di questo quarto episodio. Attenzione, Lopez, Maxi Lopez, Maxi Lopez, la passa per scatto. Palo, Maxi Lopez ha portato da segna. Maxi Lopez ha portato ovviamente. Non sbaglia. Attenzione, il 2-0. Il 3-2, scusate. 3-2, ma è in fuorigioco, per fortuna nostra, fuorigioco. Fuorigioco nel... fuorigioco. Finisce così. La prima partita con il risultato di 3 a 2, di 3 a 1, scusate. E bene, 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 bene. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. La Juve ha pareggiato con il Sassuolo. Ottimo. Seconda partita con la Sampdoria. Una squadra molto forte. E la formazione è sempre la stessa. Non è vero, perché metto Iturbe al posto di Florenzi. Dai. Dai ragazzi, dobbiamo vincere la pure questa contro una grandissima squadra come la Samp, che è terza in Pronti dalle classifica, se non mi emozioni dovrei della sfida tra sbagliare. Sampdoria e Roma. Ho messo anche in questa parte un po' di sottofondo dello stadio, anche dei telecronisti, perché non mi piace comunque parlare senza È stato protagonista di alcune prestazioni telecronista eccellenti sotto, davvero nelle insomma. ultime partite. La sua presenza in campo dà fiducia Intanto la prima azione della Samp con il tiro di Gago, ma la e butta palla per fuori. Terzic. Ancora Eder, attenzione, De Santis smanaccia bene, ma non al 100%. Ancora Dio, che casino! De Santis in due tempi prende questa palla tranquilla da due tiri di Eder. Intanto la rimozione della Roma alla mezz'ora. Iturbe, Iturbe tira la parata da Gervinho. Gol! Autogol! Incredibile, autogol! Cerca di stoppare la palla di difensore della Samp, ma non riesce. Mamma mia. Che scolati che siamo. Questa partita. La delusione è evidente. Calcio d'angolo, Francesco Totti. La metti in mezzo, Verde Rossi. Niente. Gol, gol, tira! No, no, è uscita di un soffio. Calcio d'angolo ancora. Francesco Totti. La metti in mezzo, per Manolas. Niente. Maicon. Sull'out, cerca di smarcarsi, ma non riesce. Prende palla a Gabbiadini. Oddio, Okaka Ciuka. Okaka Ciuka. Con un cucchiaio riesce a segnare a De Santis. 1-1. E palla al centro. Okaka Ciuka segna. L'ex di questa partita. Okaka Ciuka. Hanno pareggiato dunque 1-1. Fine primo tempo con Prossima volta il risultato risposta di dei giocatori 1-1. dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Purtroppo. È arrivato dunque il pareggio dei padroni di casa poco prima del riposo. Il Mettiamo nostro destro, gioco vediamo se diventa riusciremo ad fondamentale tra i essere un portieri po' di più questa gara. incisivi sotto Totti porta. per Vediamo un mettere. E la po'. Roma ha... Iturbe, fallaccio sui Iturbe. Fallaccio di Arriva l'intervento non so chi, dell'arbitro. perché un negretto, non so chi è quel negretto. L'arbitro non ha Vediamo un avuto po', dubbi qui, vediamo un po' chi è. Obiang, ammonisce il giocatore in cassa di punizione per il ok, giallo. Obiang. Pjanic, vediamo un po' se riesce a segnare. Non riesce a segnare, mira in Pjanic, prende la barriera. Iturbe cerca di colpire di testa, ma non riesce comunque a tirare, anche se non di testa, ma il portiere da sempre prende benissimo il tiro. Strootman tira, ma niente da fare. Ancora destro. Azioni ripetute della Roma. Strootman tira! Gol! Kenny Strootman! Golasso! 2-1 al 57esimo. 2-1. Bel gol di pura potenza. Esattamente in mano Secondo gol in all'arbitro. Serie A per Ed è lui. così che si sono dimostrati Tagli così, nettamente ragazzi. migliori Andiamo in a campo. vincere anche Cammino di Serie A questa per la cazzo di nostra sfida a partita. Sampdoria. Intanto Gago Trasferta a della Bologna. Samp, Cristiano Gabbiadini, Ciro. triangolazione Approda perfetta, ma Gervinho. niente da Palla fare, verso per la rete. fortuna. Tiro da 20
Non riescono a mandarla dentro questa palla. C'è una sostituzione. Esce Stratman ed entra Rajan Nainggolan. Esce De Rossi ed entra Keita a perdere un po' più di fiato al centrocampo. Vai così, Gervinho, 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 Gervinho. 3-1. Segna anche Gervinho in questa partita. 3-1. Bella azione, diciamo. Destro ha innescato un Gervinho che si era lanciato in diagonale. E c'è anche lui, c'è anche lo zampino di Gervinho. E finisce così anche questa partita 3-1. Che episodio meraviglioso, ragazzi. Che episodio meraviglioso. Due vittorie su tre. Non si poteva, non si poteva, non poteva essere migliore di così questo episodio. Per risollevarci un po' anche dai anche dalle brutte partite in precedenza, insomma. La formazione è sempre la stessa, non è così? Mettiamo destro al posto di Francesco Totti. Vediamo cosa riusciremo a fare. Speriamo bene. Contro il Cesena dovrebbe essere molto ostica la cosa. Speriamo di Gioca. riuscire a Ci vincerla. sono condizioni fantastiche per assistere a una partita divertente e Speriamo tanto, spettacolare. Un ragazzi. saluto da Piero Gipardo e Sempre in Stefano casa, Donava. all'Olimpico di Roma. Siamo sesti, questi sono ventesimi, se non mi Stato sbaglio. protagonista di alcune prestazioni eccellenti davvero nelle ultime partite. Dai Deve ragazzi, trasmettere dai quella ragazzi. fiducia Dobbiamo vincere anche questa. e stimolo ai compagni. Attenzione, destro, destro! Destro! Che cazzo ha preso sto portiere di merda? Porca Palla in troia. out, sarà corner. Porca troia, destro. Vai. Che in strato, ma metti in mezzo per De Rossi di testa, ma niente da fare, parata del Palla portiere. centrale, nessun problema. Ancora De Rossi, Rossi! Fallo! Fallo su De Rossi, attenzione! E ci sarà dunque calcio di punizione Attenzione, da c'è Miralem ottima Pjanic che potrebbe segnare da lì. distanza. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, Ma la non so buona a posizione tirare le è così punizioni, scarsa che quindi può lasciamo risultare perdere. giallo. Anche se è una posizione molto bella, però non penso di segnare. Vediamo un po'. Niente. Di Murato nuovo la barriera. sarà corner di Corner per punizione. la Roma. Miralem Pjanic questa volta. La metti in mezzo per De Rossi. Niente. Kevin Strootman al limite tira. Ma c'è il Palla per difensore. Nova, Florenzi il tiro. Ma stretto il la parata limite, di bloccata del l'azione. portiere. E niente da fare. Fine primo tempo 0-0. E l'arbitro manda tutti nei spogliatoi. 0-0. Primo 0-0 tempo. alla fine dei primi 45 minuti. Certo che un infortunio, ci auguriamo. La Secondo Roma tempo dà è inizio, dunque iniziato. Mazzacol. Occhio al traversone, Niente. senza problemi, il portiere Agliardi prende equilibrato palla respinge. tranquillamente. Si è fatto male Kranic. Attenzione destro. Punizione. Sembrava rigore, ma non è Molto rigore. Ma è interessante. punizione a 2 cm proprio dalla linea del calcio di rigore. Attenzione. Pjanic sempre la barriera. Sta cazzo di Allunga barriera la che non linea riesco a fare un d'azione su cazzo. questo tiro. Palla che Porca troia. rimbalza sul giocatore. Termina fuori. Si ripartirà Dai, dai, con il dai, dai, dai. corner. Niente. Call, Ottima vai chiusura call, di testa. call! La Ottima parata degli mossa. Agliardi, ancora lui, porca Palla troia. dunque per il portiere. Attenzione, De Feudis, De Feudis, si merca, sta mette in mezzo. Oddio, che casino, Fondo, mamma palla mia. alla difesa. All'80esimo, prima sostituzione della Roma, esce De Rossi infortunato ed entra sempre il solito Seydou Keita. Finisce così questa partita in pareggio contro una delle squadre più scarse della Serie A. Il risultato dunque di È pareggio alla comunque Fiorentina un per Insoma, punteggio che fa una positivo. proporzione incredibile. Vabbè, meglio di niente, insomma, meglio di non aver perso. Siamo sempre quinti in classifica. Io vi saluto, vi ringrazio. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Lascio in descrizione sempre la mia fanpage di Facebook. E ci becchiamo con un altro video. Bella!